peccato. Bella Frezia e benvenuti sul canale, io sono un rapper, il mio nome è Karma Rouge e benvenuti finalmente nella nuova, nuovissima puntata di He-Man e i dominatori dell'universo, per la forza di Grayskull, la grande forza è con me! Sì, Moseka! Prima ragazzi di iniziare volevo innanzitutto darvi qualche comunicazione di servizio. Ora, praticamente tutto quello che dovete sapere ormai lo sapete. Per iniziare, quello che abbiamo visto fino ad adesso è abbastanza. Diciamo che tutto quello che adesso andremo a fare, vi andrò a dire, andrò ad esplicare, sarà tutto quanto un discorso di skills, tricks e quant'altro, robe che vi aiuteranno a migliorarvi, ma che non vi servono per iniziare. Quindi quello che avete adesso di materiale per iniziare è abbastanza. Poi se mi volete continuare ad ascoltare, continuerete a seguire i miei video, vi accorgerete che vi dirò tantissime di quelle cose che vi aiuteranno tanto, specialmente a risparmiare soldi, a fare dei prodotti migliori, ad avere migliori cognizioni di causa quando andrete a registrare, a fare tutto quanto quello che vi serve per avere un prodotto musicale molto buono. E quindi probabilmente adesso inizia il divertimento. Volevo darvi questa comunicazione perché i video non saranno più molto schematizzati così, ma saranno molto più friendly con voi, quindi parleremo molto meno impostati, saremo molto più fluidi e secondo me adesso inizia la vera e propria vita del canale, molto più bella e molto più divertente sia per me che per voi. Detto questo, probabilmente avanti, molto più avanti, neanche più di tanto, forse fra poco porterò dei video focus su argomenti che abbiamo già trattato, quindi tratteremo in maniera molto più approfondita tutto quello che è la base dell'hip hop, perché diciamo tutto quanto dell'hip pop, del rap, della trap e quant'altro. Se c'è una cosa che ad ogni livello ti fa sempre migliorare è il ripasso delle basi. Un ripasso delle basi di solito, credetemi, serve veramente tanto. Io vi raccomando di andare qua sotto, c'è una campanellina sotto qua, cliccate sopra quando siete iscritti al canale, quindi iscrivetevi, cliccate la campanella così non perdete nessun video, così riuscite a mantenere tutti quanti l'attenzione bella su e bene, ora che vi ho rotto le balline con questa cosa, andiamo avanti con la puntata. Oggi, come vi ho anticipato, mi pare, nel video scorso, vi voglio parlare di un argomento che veramente è stato trattato e ritrattato, ma mai come si deve, perché effettivamente io ogni volta che vedo video su questo argomento mi viene il male dentro, proprio mi si rompe il cuore qua, cioè mi sento veramente male. Di cosa stiamo parlando oggi? L'autotune. Che cos'è l'autotune? Allora, facciamo un attimino un po' di chiarezza innanzitutto. Se voi andate su internet e cercate l'autotune, che cos'è nei video di YouTube, così tutti quanti vi diranno: ah, è quella cosa che vi fa cantare bene, vi permette di non imparare a cantare e quindi riuscire bene a fare quello che volete, potete essere stonati come delle campane e andare avanti, cantare con l'autotune senza problemi e senza bisogno di imparare a cantare. No, non si fa. Perché l'autotune non vi permette di cantare bene. L'autotune è un programma, è un plugin, come tutti quelli che ci sono già, che tutti i cantanti usano. Un compressore, un qualsiasi cosa. È un fottutissimo plugin. Quindi non mi venite a dire che l'autotune ti permette di cantare bene, perché se non sai cantare anche con l'autotune, se sei completamente stonato anche con l'autotune, fai schifo, va bene? Non vuol dire, non sei lì che stai: oh, canti, mettiamo l'autotune, va bene, dai, un mica su di voi, cazzo, bella sta cosa. Posterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. No, perché allora fare queste affermazioni, anche tu, parlo specialmente a voi che ne capite di musica e fate video su YouTube. Voi dovete smetterla di dire questa cosa qua, perché fondamentalmente rischi che le persone poi dopo abbiano un metro di paragone completamente errato. Mettiamo caso, no? Uno arriva dentro lo studio di registrazione, vuole essere il nuovo Sfera Ebbasta, il nuovo trapper del mondo, arriva lì e ti dice: mettimi l'autotune, ah bello, figo, ah fantastico. Entra dentro, non sa cantare, si mette a stonare come chissà che cosa, gli metti sopra l'autotune, fa un lavoro ancora più da schifo, perché dopo vi spiego come funziona l'autotune, che vi fa rendere conto del perché sto dicendo che poi dopo anche con l'autotune fate cagare se non siete capaci di cantare. Andate poi dopo dal fonico, il fonico, quel che vi ha registrato, vi dice: ah no, sì, va bene, ok, a posto, tutto a posto,
posto, mixata, fantastica così. Ve la dà che è una schifezza, perché ci sono dei fonici che non gliene frega niente. Loro dicono, vabbè, prendo i soldi, no, capito? Va bene così, no? Te la lascio, ti do il tuo prodotto. Perché va bene, no? Tu te ne vai a casa, visto che sei consapevole tu con te stesso che non sei ancora bravo, no? Quindi cosa succede? Tu te ne vai a casa e ti riascolti la cosa. Ti riascolti la tua canzone, il tuo prodotto, continui a riascoltarlo, riascoltarlo. Al che il tuo orecchio si allena a sentire uno schifo. Cioè, si allena a sentire lo schifo che hai fatto fino in questo momento. E se il tuo orecchio si allena a sentire lo schifo che hai fatto in questo momento, pensando che l'autotune ti ha corretto tutte le parti stonate e quindi tu con l'autotune stai cantando bene, sei intonato, tu pensi questo e quindi i ragazzini, cioè i ragazzini, non tu, il ragazzo, la persona, l'adulto, il vecchio che vuole tornare a casa e sentirsi la sua canzone, pensa che quello sia essere intonati e quindi si allena l'orecchio a una cosa completamente stonata e ogni volta che ritornerà in studio continuerà ad essere stonato, sia con l'autotune che senza. Fondamentalmente smettiamola di dire che l'autotune ti fa cantare bene, perché non è così, punto. Ora, per capire tutta questa cosa qua, vediamo esattamente come funziona l'autotune. L'autotune funziona così: è un plugin, non è un vocoder. L'autotune è una specie di vocoder, ma non è un vocoder, perché il vocoder tu vai lì, imposti te direttamente, correggi effettivamente l'intonazione e quindi il programma fa un pitch della voce in alto o in basso, però la voce si sente che non è naturale, cioè si sente veramente che non l'hai parlata in quel momento ed è super modificata. Fidatevi di me. Se voi invece mettete l'autotune è un programma che in automatico, autotune, ti mette il tono. Cosa vuol dire? Tu imposti una scala, Dora mi fa sol, la si, do e vaffanculo. Imposti quella scala nell'autotune. L'autotune, matematicamente parlando, ragiona in maniera matematica, è un computer. Lui ha delle note predefinite e quando voi andate a fare una scala, o siete la Madonna scesa in terra che riesce ad andare precisamente su ogni nota, allora l'autotune non entra perché siete effettivamente perfetti, ma rendiamoci conto che non c'è cantante al mondo perfetto. Oppure, se fate una scala tipo e fate una progressione, voi in quel momento sentirete l'autotune che entra in azione. Come fa ad entrare in azione? Lui riconosce il do, riconosce il re, tutte le note che ci sono in mezzo non le riconosce. Quindi fondamentalmente voi quando passate modulando la voce dal do al re, lui non le riconosce. Quindi tutte le cose che sono appena appena più vicine al do te la approssima al do, ti piccia la voce fino al do. Tutto quello che è invece molto più verso il re ti piccia la voce andando verso il re. E questo è il fatto. Ma se voi non beccate nel do e nel re in quello che state facendo e state cantando in una scala completamente diversa da quello che è la base, voi non cantate bene, perché l'autotune ha in sé una scala che non è quella che state cantando. Quindi se siete stonati non va bene. Per esempio, andatevi a guardare T-Pain. Lo so che magari molti di voi non lo conosceranno, ma cercate T-Pain, T di Torino, -Pain, T-Pain. Speriamo che magari l'avete capito. T-Pain, se voi andate ad ascoltarlo con l'autotune e senza autotune, vi rendete conto che senza autotune lui è un cantante fatto e finito. Non è che non sa cantare, e lui ha costruito un'intera carriera facendo canzoni praticamente solo con l'autotune. Quindi non state a guardare che l'autotune vi fa cantare bene, perché l'autotune non vi fa cantare bene per niente. Un'altra cosa, l'autotune non funziona se voi state sui toni bassi, cioè se avete una voce tipo non entra l'autotune, perché l'autotune entra solamente su dei medi e sugli alti, sui toni medi e sugli alti. Sui toni medi e sui toni alti. Quindi non entrerà mai se fate un tono baritonale, proprio di quelli super low.
Poi facciamo un attimino anche un po' di chiarezza. Diciamo che l'autotune, voi non lo sapete, ma non è che lo usano solamente i trapper, lo usano solamente tutti i ragazzini d'oggi perché è figa la cosa. L'autotune è un plugin che usa chiunque. Perché cosa succede? Il disco deve essere fatto bene, quindi la casa discografica, o comunque sia la casa di produzione di quel disco, gli mette un autotune a livello minimo, quindi che non entra proprio in maniera così violenta come nella trap. Entra in maniera molto più soffice, quasi non recepibile dall'orecchio umano, capito? Effettivamente, per correggere quelle piccole imperfezioni, li mettono comunque sopra un autotune regolato in maniera molto minima, ma comunque l'autotune c'è sempre. Quando vedete i video magari su YouTube di gente che si crede arrivata subito e arriva, no, ma io faccio rock, io faccio elettronica, io faccio questo, io faccio quell'altro, ma voi con l'autotune non sapete cantare? Voi dovete guardarli e riconoscere che sono degli ignoranti, perché tutti quanti usano l'autotune. Tutti quanti, ogni cantante quando fa un disco di un certo livello usa l'autotune. Ciao. Ciao. Tranquilla, parla pure. Facciamo un altro video, facciamo se volete. Quindi in sostanza che cosa voglio dire con questo video? L'autotune è un plugin come tanti. Qualunque cantante usa plugin per migliorare, per dare certi effetti alla voce all'interno dei dischi. È normale che poi dopo, quando sei in live, questo plugin non è che ci può essere sempre regolato al massimo. Diciamo che esistono i pedali in autotune che ti permettono di fare determinate cose all'interno di un live. So you sound like a demon. So you sound like you just got hit in the balls. It's the Photoshop of singing. Però fondamentalmente, se tu non canti bene, non è che metti il pedalino autotune e ti risolve il problema. Devi prima imparare a cantare, poi dopo usi l'autotune. Cioè non è la cosa contraria. Non usi l'autotune per imparare a cantare. Mi sono spiegato? Cioè voi dovete fare così, andare in una scuola di canto, imparare a cantare oppure farlo anche da autodidatta, ma non pensare mai e poi mai che voi sapete cantare perché ci avete l'autotune sopra. Non si fa. Perché poi andate in live, mettete il pedalino, non sapete usare l'autotune perché non sapete cantare, vi sbarbella tutto, vi smarmella la cosa e fate una figura di merda e niente, poi dopo vedete cosa vi capita. Quindi, tirando le somme, quando vi vengono a dire che chi fa rap o trap è un rimbambito perché usa l'autotune o roba del genere, ecco, spiegategli che qualsiasi altra persona che fa canto, quando fa un disco, l'autotune ce lo mette anche quella, però fondamentalmente non è così presente, fra virgolette, non è così regolato in maniera così violenta per le canzoni pop, così come cazzo ho perso il discorso, non è regolato in maniera così violenta come nella trap. Chiunque usa plugin, chiunque fa sta cosa qua, sbattetevene le balle e andate avanti per la vostra strada. Se lo volete usare, usatelo, ma mi raccomando, prima impariamo a cantare, perché bisogna imparare a cantare prima. Avete capito? Detto questo, io vi saluto, vi aspetto a un nuovo video e quindi fondamentalmente niente, bella, ciao.